Il profumo di Brodetto ha avvolto tutto il lungomare del Lido per la 19ª edizione della manifestazione dedicata al piatto simbolo dell'Adriatico. Approfondimenti, spazi per bambini, ospiti di risalto, uscite didattiche in barca alla scoperta della raccolta delle vongole in mare e i cooking show hanno chiuso l'edizione 2021 del Brodetto Fest. L'evento, partito venerdì scorso con il taglio del nastro, è poi proseguito sabato con la degustazione del Brodetto di Marca. Infatti, sotto la tensostruttura del Lido, si è svolto un incontro con la preparazione di diversi brodetti provenienti da 5 province della regione Marche: Fano, Ancona, Porto dei Canati, Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto. Soddisfatti gli organizzatori. Abbiamo già visto la partecipazione di tante persone, già nelle prime due giornate abbiamo parlato con i ristoratori che aderiscono al festival e che in questi tre giorni cucineranno il brodetto come solo i ristoratori fanesi sanno fare, hanno già riempito i loro ristoranti, perciò grande soddisfazione degli operatori economici, grande soddisfazione del mondo del commercio, della pesca, diciamo che facciamo parte di quella ripartenza che tutti ci auspichiamo, perciò un buon andamento, siamo soddisfatti anche come associazione di categoria, abbiamo aiutato tutto il comparto della pesca e più di così sinceramente quest'anno non si poteva fare. Novità di quest'anno, la Pizza Bro, l'unica pizza al brodetto che porterà la firma di Fano, preparata dallo chef fanese Luca Cervo. Un'idea e un piatto molto apprezzato dagli intervenuti al festival, che hanno voluto subito assaggiare questa nuova specialità. Un prodotto classico, tradizionale, quello del brodetto fanese, e la pizza per l'appunto. Per l'occasione abbiamo preparato una pizza ad hoc, una pizza con un impasto speciale, uno scrocchiante di erbicella. È un impasto con un cuore morbido e una crosta fragrante, capace di non spugnarsi e di ospitare al meglio quello che è l'Elisir fanese. Quindi nel nostro caso palombo, coda di rospo, seppia e i tipici pesci dell'Adriatico vengono cotti nel brodetto per poi essere adagiati sulla pizza. Spazio dedicato anche alla moretta, la bevanda tipica fanese, dove ha visto il giovane pesarese Nicolas Vincenzetti vincere la prima competizione nazionale sulla variazione della moretta riservata ai barman italiani. Tra gli ospiti illustri di sabato invece Roberta Capua. Non vedo l'ora di assaggiare il brodetto, non vedo l'ora di bere la moretta, quindi sono proprio felice, emozionata, sarà una bella serata.